purtroppo quando, e questo lo ascrivo purtroppo alla categoria femminile, che purtroppo quando vede uno ricco e potente ci si butta a pesce, questa è la verità drammatica, la verità drammatica, non tutti per fortuna, perché ci sono i livelli valoriali. Cioè questo non ho capito, lei lo considera, lo ascrive al genere femminile tu cur, che scherziamo, se no mi dovrei annoverare pure io, però purtroppo la stragrande maggioranza delle donne, inutile che ce lo neghiate, la stragrande maggioranza delle donne... Sì, quando vede davanti a sé un potente, uno ricco, purtroppo ha intesa di blandirlo, e non facciamo il bigottismo, perché questa è la verità drammatica. Attenzione, perché questa è una frase drammatica. Cosa, fatemela dire. È drammatica. Sì, scusi, mettiamo un punto. Sì, sì. Mettiamo un punto. È drammatico. No, voglio commentare questa frase. Le chiedo, le dico. Scusate, no, mi deve sentire, ora le do la parola. Scusi, faccio conduttore io stasera. Grazie. Dicevo, ha detto Michaela Biancofiore. Michaela Brambilla e Michaela Biancofiore. Michaela, non confondiamo, per carità. Esatto. Michaela Biancofiore, che la stragrande maggioranza delle donne, quando vede un uomo ricco e potente, ci si getta a pesce. Ma non è detto che non intendo che ci vada solo a letto, ma che si faccia, come dire, si prodighi in blandizie. Veronica vuole dire qualcosa? Allora, sì, non facciamo la giornata per le donne contro la violenza sulle donne, non parliamo del maschilismo, non parliamo di queste cose, se questo è l'assunto di partenza, che un politico che viene a rappresentare la destra in un talk show dice questo, e questo è la morale che passa, perché è una cosa letteralmente imbarazzante. E io mi vergogno, come esponente del genere femminile, di essere rappresentata da una categoria così. Ma io non ho capito la verità. Va bene.